a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di The Walking Dead The Final Season. Come al solito io sono Amoros Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, andiamo avanti in questa avventura dove il piccolo Jay e Clementine, come abbiamo visto, sono stati salvati. Abbiamo trovato Lily, vecchia conoscenza da presere, ma sono stati salvati da questo sussurratore. Sussurratore che fa parte del gruppo dei sussurratori. Gruppo che utilizza gli zombie un po' come soldati, ma in realtà abbiamo visto come questo sussurratore ci tenga da una parte a non uccidere gli zombie, quindi bisognerà un po' vedere questa situazione qua. Sussurratore che mi avete scritto che faranno parte della nuova stagione di The Walking Dead, quella TV, serie televisiva, che da quello che so dovrebbe ricalcare, anzi, ricalca in parte il fumetto, ma i sussurratori dovrebbero far parte anche del fumetto. Quindi anche qua Telltale, nel gioco di Telltale, si prende, come abbiamo visto nelle scorse stagioni, qualche pezzo di serie TV barra fumetto per farlo suo e per creare, per far sì che l'universo sia sempre lo stesso. L'abbiamo visto con Michonne, l'abbiamo visto con Jesus, l'abbiamo visto con Glenn, l'abbiamo visto con altre persone. E adesso anche col sussurratore. Quindi c'è un po' di tutto dentro qua. Serie di Telltale che sappiamo però terminerà in questo secondo episodio. Ne mancano altre due e spero, ma attualmente non ci sono ancora notizie, che qualcuno si faccia avanti e che conduca assieme a Telltale la fine di questo videogioco. Perché ci spero tantissimo, perché voglio vedere cosa succede alla fine, anche perché la scrittura dell'episodio c'è già, basta solo tramutarlo in gioco. Detto questo, amici, vi ricordo che in descrizione trovate il link di Telegram. Importante, Telegram. Voi non sapete, magari non lo sapete, ma alcuni di voi sì, alcuni di voi no. È una piattaforma tipo WhatsApp dove potete scrivere. La comodità è che trovate il link sotto in descrizione, schiacciate, scaricate Telegram se non l'avete già scaricato, schiacciate ed entrate direttamente nel mio gruppo dove potete parlare con me, con Matreus, con tutti gli altri personaggi che trovate in questo canale, perché come sapete io invito anche altre persone e queste persone fanno parte anche di questo gruppo, quindi potete tranquillamente scrivere cose simpatiche, domande, quello che volete. Poi ricordatevi di iscrivervi alla pagina Facebook, la pagina Instagram, ovviamente di iscrivervi al canale, attivate la campanella, un bel mi piace, un commento e una condivisione. Siete voi la mia pubblicità, mi raccomando, questo canale non prende un euro, ve lo ricordo sempre e direi di andare subitissimo in game e come al solito per questi giochi, via la cam! E la cam se ne va e noi continuiamo là dove l'avevamo lasciato. E vediamo un po' se riusciamo a tornare nel nostro avamposto di scuola assieme agli altri in tempo per salvare appunto quelli che erano i nostri amici. Era il nostro gruppo già a inizio gioco dove poi è successo quel casino. Piccolo Jay è stato ferito, Is he awake? ha bisogno Yeah, di essere he's so curato, hot, but I can altrimenti carry him. farà una You're brutta exhausted. fine. No, I've got him. Clem è una dura che vuole farcela. Comunque ci siamo avvicinati perché è lì la porta d'ingresso. Pazzesco, veramente. C'è lì la porta d'ingresso. Però è strano che nessuno ci ha ancora scorto, no? Hang on, we're almost there. No, non è un vagante. Togliti la maschera. Oh, Violet, Louis, they came back. adesso voglio vedere anche lui in che condizioni è perché era Look, stato you live out ferito. there alone, right? You could stay with us. Guardate la faccia del tifo, sì, ma mi ammazzano qua. Not ready. Non è ancora pronto. O forse non lo sono loro. Ci ha praticamente scortato, facendoci evitare trappole zombie, anche se non abbiamo visto il viaggio. Però adesso come la penseranno gli I can't altri? keep carrying you.
Non ce la fa più Clem, cioè è esausta. Rest now. Ecco Luis. Ferito, ma non sembra ferito per nulla. Shit. Is he... He's alive. He was shot. He's got a fever. Come on, let's get him inside. I can't. Il piccolo EJ pesa come una granarola, mi sa. Un bel po' di chili. It's okay, buddy. I got you. Per ora ci hanno accettato, ma voglio vedere il gruppo cosa ne pensa. Hanno riaccettato, per la precisione. Let me see. I have what I need upstairs. Come on. We got the shrapnel out of him. We? It's a long story. Però è utile anche raccontargli il contesto, la storia di Lily e gli altri, Clem. Ricordiamoci, dobbiamo dirglielo. E sono tutti in pericolo. Body's trying to fight infection, poor little guy. Ruby and Lewis will take care of him. You come with me. We can talk in the office. Clem? Shh. You just try to rest, okay? We're gonna fix you right up. Clem! AJ, listen to Ruby, okay? She'll look after you. Come on, what do we do when we're scared? When fear starts to get the upper hand... No, respiriamo, manteniamo... ovviamente, manteniamo il controllo. Anche respiriamo. We don't let it take over. Non perdiamo il controllo, vedete. I'm good now. Respiriamo quando sono incavolati, quindi ho ipotizzato che fosse l'altra. Clementine, please. We need to talk. Dobbiamo parlare, sì. Che... poi abbiamo il gruppo, sapevamo, spaccato a metà. Metà fra a favore che Clem e Jay rimanessero, metà a sfavore. What happened out in the Però dobbiamo raccontargli quello che è successo. Shit, I got so crazy. When I heard you call for help, I didn't even think. I just let go of the arrow. I wasn't even sure if I'd hit her. And then Lewis got shot six inches over. We'd be digging another grave. Quindi alla fine non è stato un colpo di striscio. I really thought you were dead, Clem. Mi spiace, no. So fucked right now, you know? È bello rivederti, it's dai. Really good to see you again. Per lei... it's good to see you too. Non era contro di noi. Almeno stando ai fatti. And the others felt the same. Mitch invece no. Lewis and I told them what happened in the woods. That woman who attacked you, Lily. So you do know her. We were wondering. Who the hell is she? I mean, I know you're not like with her group. Spregevole, eravamo amiche. Eravamo amiche, perché in effetti è vero. Her showing up right after you. I mean, abbiamo che è stata cacciata dal gruppo, però. A long time ago. Friends, back when the walkers first showed up, we lived in a motor inn. Survived really awful shit. Lily tried to keep us all together. Looks like she's changed. Yeah, seems that way. She murdered someone in our group. Gunned them down during an argument. Carly was her name. She refused to let Lily push her around. It was right at the start. I haven't seen Lily since. I believe you. But... there's something else. Willie said someone was with you at the gates. James. He saved me and AJ. Let us stay in his camp for the night. Why did you bring him here? You led him right to us. I mean, he's a stranger, Clem. Running into those two in the mi woods, fido di lui. It proved we can't trust anybody. You don't have to worry about salvato James. Tutto. We can trust him. Willie said he was wearing, I don't know, animal skins or something. Pelli di animale, he was wearing walker skin. Pelli di vagante, in realtà, esatto. He can guide them too. Wow. Okay. I wouldn't have brought him here if I thought he was a threat.
It's not that I don't trust you. I'm just worried about the others and what they. E anch'io sono preoccupato di come possano reagire. They didn't even get a chance reagire. To mourn Brody and Marlin before these child-snatching assholes showed up. And then you two come back after we thought you were dead. Now they're confused and no one knows how to feel about AJ. Violet? Ci avevano dato come morti, usciti da qua. I know, molto bene. But everything is such a mess. They're scared and angry and they're looking for someone to blame. I mean, they kicked you out. How am I supposed to make them change their minds about you? It was decided. 5-3 against. Dimenticala, se l'erede di Marlon, secondo te. You're sitting in Marlon's chair, aren't you? You're their leader now. They'll listen to you. Esatto, altrimenti cosa serve il leader? They only listen when they want to. Well, they'll have to start if they want to survive what's coming. Quell'edificio scricchiola come se fosse una barca. James told me what Lily and Abel will do next. He said they'll get more people and guns and come attack us. Esattamente, brava Clem, come dicevo prima, ricordati di dirglielo. He's watched them for a while. They're at war with another community. They take people to fight for them. Is that what happened to Minnie and Sophie? They turned them into soldiers. Minnie e Sophie, cioè, le hanno reclutate per combattere, ma erano due ragazzine, cioè. Minnie perché didn't even like killing due ragazzine. Walkers. Vabbè, ma magari hanno un nesso. Proprio stavo spiegando magari per l'altra volta. Essendo piccole potevano infiltrarsi nelle linee nemiche, però. Una supposizione, non sappiamo. With a little work, we could make this place really hard to attack. Do you actually know how to do that? Yeah, I was part of a siege once in a town called Richmond. Sì, però a Richmond c'erano più difese. Here, let me show you. Ah, organizza le difese. Questo è l'istituto. E qua ci sono dividi il cortile, fortifica i muri, piazza delle trappole negli uffici, fortifica i muri, fortifica i muri. Iniziando a fortificare i muri. We've got good strong walls. We need to make them hard to climb over, so the raiders have to come in through the gates. We used to keep barbed wire in the greenhouse. Quindi c'era il filo spinato, ma l'ha tenuto nella serra, molto bene. E adesso dividi il cortile. The courtyard's pretty wide open, not a lot of cover. We should flip the picnic tables, narrow down the pathways through it. So we'll know which way they're coming. At the very least, it'll give us protection if they get past these walls. Sì, è un po'... una tattica militare, cioè ridurre l'espansione del campo per far passare il nemico esattamente dove vorresti farlo passare. E questo comporta tenerlo maggiormente controllato e con la possibilità di, anche se sei in minoranza, di avere una certa vantaggio, un vantaggio che non è più numerico ma un vantaggio territoriale. Territori, sì, territori, teorie militari che vi faccio giusto per spiegarvi di cosa stanno parlando. This is where a piazzare delle trappole negli uffici. There's only one way in, the front, and then there's the big central staircase. If we rig that path with traps, we can pull back here. Luring in our attackers, I like it. Ok, sostanzialmente lei dice, essendo che per entrare dentro di qua, dopo che c'è una via unica, possiamo anche piazzare delle trappole. Così se dobbiamo ritirarci sappiamo che comunque abbiamo una difesa in più che sono le trappole che possono rallentarli o farne fuori qualcuno. E poi c'è la serra. You guys don't use the greenhouse anymore, do you? No, we used to. Then we lost someone out there. Walkers overran the place and Marlin wouldn't let us go back. Ah, quindi nella serra ci sono dei zombie. We need to get that barbed wire so they can't climb the walls. I'll go. Are you sure? It's gonna be swarming with walkers by now. Okay, what the hell's going on? Eccolo. Lily told me she was back, but I was like, no way. Violet wouldn't just go against what we all decided. Shh, would you keep it down? The little boy is asleep. Questa volta è incacchiata, a volte no. Going down, Clem. He's gonna be okay. Great. We're just giving them our medicine too? Mitch, those people who shot Lewis, they're arming up to attack the school. We need Clem's help. Like hell we do. For all we know, she's one of them. She's not. If you saw their leader's boot, hanno ferito EJ, idiota, morirete, fidatevi di me. All I know is that since she showed up, hanno ferito EJ, idiota, bisogna. Use your head, Mitch. You saw AJ on your way in. If I was with the raiders, why would they have hurt him like that? How do I know? Esatto. Maybe he shot one of their friends. Mitch!
Amici, Clem's cioè... going to the greenhouse to find her ti sta simpatica, and anything però. Else she thinks we need for the fight, and you're going to help her. No, I'm not. Yes, you are. It's too dangerous for her to go by herself, and you're good in a fight. I can go too. You know, to keep the peace. Fuck, Vi. Since when are you the one making the calls? Cattivo. Molto Since cattivo. No one else stepped the fuck up. These two will meet you at the gate, and you can head to the greenhouse once I've explained the situation. See you there. I'm so sorry, little dude. Please be okay. Lui si sente un po' in colpa. Ma vediamo la ferita che è proprio di striscio, per fortuna. Non ci sono parole. Il fatto, probabilmente lui si sente colpevole, un po' anche Violet, di quello che è successo alla fine, perché li hanno lasciati andare a morte. Solo l'esperienza di Clementine e anche un po' il fatto che AJ sia un bambino diverso dal solito e l'avere incontrato uno sussurratore ha portato Clem a sopravvivere, al Clem e AJ a sopravvivere. Ecco la serra comunque, che è all'esterno delle mura. Però ci serve il filo spinato. Well, we need that barbed wire. There must be another way in. Ok, deve esserci un altro ingresso. Si dice, da questa parte sicuramente non c'è, però attenzione. È il teschio di cinghiale, che è un collezionabile, Wild credo. Boar. Not too many in these parts, but they were more common where I grew up. I used to hunt them with my old man when I was little. They make terrible noises when they die. I like it. It'll look good on my wall. Sarei proprietà della camera, praticamente. Diamo un'occhiata di qua, poi prima di andare di là... E da questa parte qua, e credo che ci sia già qualcosa. Qua possiamo parlare con Ruby. Are you okay? Sentono i grilli sotto, tra l'altro. It's been so long since I was here. I used to love this place, but it's so overgrown. Questa era la serra dove coltivavano, che in realtà adesso dovrebbero esserci degli zombie. Let's just find a way in. Troviamo un modo per entrare, ma ascolta Ruby, stando lì sicuramente non lo troverai. Molto probabilmente qua sì. Ora, ho visto che ci sono già due posti, però qua, Mitch. Un attimo, Mitch. Nothing. You're only here because we're desperate, you know, so don't get comfy. If we survive these raiders, you and I are gonna have words. Let's survive first. Lei dice, pensiamo prima a sopravvivere. Giustamente. Comunque qua è un vetro appannato. I can't see shit. There's too much condensation on the inside. Condensation? That's a big word for you. Shut up. Alla fine lui, Mitch, è... tra virgolette un po' cattivo, ma in realtà è bravo, si capisce. That window. I bet we can get in there. Good spot. Mitch, come here and give me a boost. Wait. Cioè lei? Make her go first. Ma lei è un po'. Non è proprio in forma fisica che qualcuno lo tiri su come un fuscello. That's an ugly thing to say. Vi says we need her. Ok, help, vado io, she già sure capito. Mind sticking her neck out? I'll go first. I don't mind. Figured you'd fight it. Aspettavi male. Holler if one grabs you. Otherwise we'll come as soon as you give the all clear. I guess we'll know when the door opens. Allora, vediamo un po'. Diamo un occhio. Non sembra esserci zombie. Almeno da questa parte qua. Ma dentro non si sa. Allora, non è enorme la serra. Ci sono 1, 2, 3 zombie. Ma ridotti. Sì, stai tranquilla. Fammi andare a prendere subito il coltello. Caccia Eva. Sono proprio dietro le spalle.
E uno. Vai. Dobbiamo fare fuori anche gli altri. E stai tranquilla. Che cavolo, ce ne sono due adesso. Che big problem. Due sono. Via questo qua. Giriamoci, facciamo fuori anche questo. Mamma mia, che rischio. E via. Sì, sì, sì. I'm coming. I'll get the door open. L'ho sbarrata da dentro. Quindi vuol dire che le hanno chiuse da dentro e sono scappati dal tetto. E comunque gli zombie li potevano far fuori e... Tizi qua. Not bad. Oh, look. Wild ginger. Eastern prickly pear, Jerusalem artichoke. E le piante qualcuna si è salvata, sembrerebbe. Da sola. Let's find that barbed wire and anything else that might be useful. Che va bene. Ok. Raccogli fungo. Some mushrooms are edible. Mangia il fungo. Direi di no per ora. Apriamo l'armadietto. Però un modo per aprire l'armadietto. Ok. Quindi abbiamo un po' di cose da fare. Un tagliaerba addirittura. Quelli manuali, proprio da spinta. Non a motore né elettrico. Il padile potrebbe essere utile per aprire. Could be a weapon. Or use it to dig a grave. Stavo dicendo, potrebbe essere utile per aprire l'armadietto. We had to use cups and bowls. Took forever. Hanno usato tazze e scodelle. Posso usare il padile. Perché il padile era dentro qua. Pazzesco. Found something? Yep, maybe useful. Sì. Piccolo cavatore. L'arnese da scasso, che è poi il piede di porco. Vai. Questo ci serve. Tutto dietro si mette Clement e non si sa dove, però... Le cesoie ci sono anche. Pieno di roba qua. Yes! Dibs! Ok. Sua arma, le cesoie. Via. Yeah. Noi le abbiamo cercate, lui se le è fottute appena le abbiamo cercate. Va bene, allora andiamo a vedere un po' qua se troviamo qualcos'altro nei cesti centrali, direi. Ma direi di no, almeno in questi due qua no. Proviamo a vedere in questo, c'era qua la storia del fungo, mangia il fungo, ma non lo mangio. L'ho raccolto ma non lo mangio per ora. Parliamo con Ruby, poi parliamo con l'altro tizio e poi proviamo a prenderlo. Puoi solo mangiare il bland rabbit stew so many times before you go crazy. These herbs are gonna do wonders for morale. You wait and see. Se le usa un po' come condimento, giustamente. Did you find anything? What do you think? Okay, just asking. You know, the barbed wire idea is smart, I'll give you that. Those assholes try and climb our walls, they'll tear their guts out. I kinda like to see that. E mi sa che lo vedrai quando ci attaccheranno, Mitch. Ok, apriamo l'armadietto. Piede di porco, magari troviamo dentro qualcosa di interessante. Eccolo qua. Barbed wire, a lot of it too. That should keep the raiders from climbing our walls. Hey, we can use these. Fertilizzante? What? We can make bombs out of these. Bombs? Ah. Are you serious? Totally. It's the kind of stuff I made back home. Molto bene, ingegnere. Guilty. I just need some propane and something to create a spark, and we'll have ourselves a nice little MacGyver, praticamente, MacGyver degli zombie. Molto bene. Allora, abbiamo trovato tutto. Ora. Copri la porta del laboratorio, quindi c'è anche un laboratorio. Right, there's a science lab through that door. Maybe laboratorio there's propane in there. Come on, help me move this thing. Aiutiamolo, direi.
Vai di Q. Mamma mia, diventa sempre più complicato schiacciare la Q in questo gioco. Ok, ma amici, io direi che il laboratorio di scienza lo guarderemo nella prossima puntata, perché per questa puntata di The Walking Dead è tutto, amici. Abbiamo visto tante cose, abbiamo visto come Clem si sia un po' riscattata, almeno con Mitch. Si vede che Mitch se l'è presa un po' più in simpatia, per ora sembra così. Cosa sul diavolo di altro succederà? Non mi viene le parole. Cosa altro succederà? Che diavolo di altro succederà? Non si sa. Ma detto questo, amici, vi ricordo che in descrizione trovate il canale Telegram, il link per accedere al canale Telegram, dove potete chattare gratuitamente con me, con qualsiasi altro del gruppo, eccetera, eccetera. Partecipare ai sondaggi e quant'altro, farvi qualsiasi domanda. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitelo. In descrizione anche le playlist per seguire tutti gli episodi di queste e di tutte le altre serie di The Walking Dead, e totalmente nelle playlist del canale trovate qualsiasi video che ho fatto racchiuso in playlist, molto comodo per non perdersi neanche una puntata. Ovviamente iscrivetevi al canale Facebook e al canale Instagram se volete, e mi raccomando il like, il commento e la condivisione. Da Amorucci è tutto, ci vediamo al prossimo fottuto video, ciao a tutti.